Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo al pandoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 2 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono pandoro, panna fresca per dolci, mascarpone, liquore al cioccolato, zucchero a velo, cioccolato fondente e panna fresca per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettiamo lo zucchero a velo e la panna che deve essere ben fredda. E la facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo il mascarpone. cento g di panna. Zucchero a velo. Liquore al cioccolato, e il pandoro tagliato a pezzi. La dose di pandoro che abbiamo messo all'interno del boccale è di 300 g. Adesso lo facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Versiamo nella ciotola con la panna. Ed amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Dopo aver amalgamato bene il composto, adesso formiamo il nostro semifreddo. Abbiamo rivestito uno stampo da plum cake con pellicola trasparente. Mettiamo metà del composto. E livelliamo bene. Mettiamo delle fette di pandoro. E completiamo con il resto del composto. Livelliamo bene. Coprire con pellicola trasparente e riporre in congelatore per 2 ore. Prima di riprendere il semifreddo dal congelatore, facciamo sciogliere il cioccolato. Mettiamo all'interno del boccale il cioccolato. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. E far sciogliere per 4 minuti 50 g, velocità 3. Nel frattempo abbiamo sformato il semifreddo e l'abbiamo trasferito in un piatto da portata. Il cioccolato è fuso, versiamolo sul semifreddo. Semifreddo al pandoro. Grazie e alla prossima ricetta.